Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Retinactive. A cosa serve? Retinactive è un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto VDY210309. È commercializzato in Italia dall'azienda Easy S.p.A. Informazioni commerciali. Titolare: Easy S.p.A. Concessionario: Easy S.p.A. Categoria di appartenenza: dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto VDY210309. Confezioni: Retinactive gocce mirtillo 10 ml. Indicazioni: soluzione acquosa sterile allo 0,2% di idrossipropilmetilcellulosa, da utilizzare in caso di occhi affaticati e per la sua azione idratante, lenitiva, lubrificante, protettiva. Protegge i tessuti oculari dallo stress provocato da condizioni ambientali sfavorevoli, polvere, vento, fumo, aria condizionata, irradiazione solare e da computer, e ne facilita il ripristino delle condizioni di benessere. La formulazione comprende anche le acque distillate di tre componenti vegetali: aloe vera, mirtillo nero e amamelide. Modalità d'uso: instillare 1-2 gocce di soluzione nell'occhio, esercitando una leggera pressione sul corpo del flacone. È possibile ripetere l'operazione più volte al giorno, quando necessario. Descrizione e caratteristiche: l'idrossipropilmetilcellulosa è un derivato della cellulosa da tempo impiegata per la preparazione di soluzioni colloidali usate come lubrificanti oculari. Presenta il vantaggio di dar luogo, in adeguate concentrazioni, a soluzioni colloidali limpide, senza fibre indisciolte. Per le sue proprietà lubrificanti e umettanti, le soluzioni colloidali di idrossipropilmetilcellulosa vengono usate come colliri nell'insufficienza lacrimale, sindrome dell'occhio secco, per prevenire danni corneali in pazienti con cheratocongiuntivite secca e cheratite. Per le caratteristiche reologiche e di viscosità, l'idrossipropilmetilcellulosa dimostra un'ottima bioadesione sulla superficie oculare con prolungato effetto lubrificante ed emolliente che consente il mantenimento e la ricostituzione del film lacrimale e la protezione della superficie endoteliale. Ha quindi proprietà idratanti, lenitive, lubrificanti e protettive. Impiegata per le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive e antiarrossamento. Protegge i tessuti oculari dallo stress provocato da condizioni ambientali sfavorevoli, polvere, vento, fumo, aria condizionata, irradiazione solare e da computer, e ne facilita il ripristino delle condizioni di benessere. Le bacche di mirtillo hanno proprietà toniche, rinfrescanti, astringenti ed antisettiche. Gli anticianosidi contenuti agiscono sugli enzimi retinici ed aumentano la velocità di rigenerazione della rodopsina, pigmento visivo, migliorando la qualità della visione. La mammelide è utilizzata per le sue proprietà decongestionanti, astringenti, regolatrici della circolazione venosa e vasocostrittrici periferiche. È quindi adatta in caso di infiammazioni oculari, dove vi è un'immediata reazione vascolare che aumenta l'afflusso di sangue a livello oculare con formazione di capillari iperemici, con eccesso di sangue, che talvolta vanno incontro a rotture. L'azione della mammelide contribuisce ad evitare il rossore dovuto all'ingrossamento dei capillari della superficie oculare e ad evitarne la rottura. Gli occhi si presenteranno così chiari e decongestionati, senza l'aspetto infiammato che si ha ad esempio in caso di congiuntivite allergica o altre infiammazioni della congiuntiva. Componenti e ingredienti: disodio ed etato, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, acqua P, benzalconio cloruro. Analisi media. Ingredienti attivi: idrossipropilmetilcellulosa 0,2%, aloe vera acqua distillata 1,5%, mirtillo nero acqua distillata 1,5%, amamelis virginiana acqua distillata 0,15%. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.